Ebbene sì, la fase d'andata della YouTuber League 23-24 si è conclusa. Bisogna rivivere i momenti più belli, più importanti, più iconici e quindi i gol più belli della fase d'andata. Questa maglietta l'ho messa perché neanche in questo video vedrete un mio gol. Non perché non abbia segnato effettivamente, cioè, ho segnato un gol bruttino, cioè è più un merito di Ragnar quel mio gol. Quindi di conseguenza ho preso la decisione di non inserire il mio gol, per umiltà. No, sarei stato un buffone se avessi inserito il mio, lo so, sono d'accordo con voi. In ogni caso, di gol belli in questa fase d'andata ce ne sono stati tantissimi, un po' di tutte le squadre, tra nuovi volti e conferme della passata stagione. E ho deciso di racchiuderli in questo video. Prima di partire però vi ricordo ovviamente di supportare questo canale in cui poi escono sempre i video della YouTuber League, iscrivendovi, ma anche lasciando un like a questo video, attivando la campanellina appunto per non perdervi per esempio Milan-Inter, ma non solo, perché avete presente il format delle chiacchierate con Andrea Fratino, con Fuse Gamer? Ecco, ne uscirà a breve, nei prossimi giorni, anche una con Luca Campolunghi, e quindi insomma non perdetevela. Di conseguenza attivate la campanellina, così ci siamo. Poi vi ricordo di seguirmi su Instagram, Fede Marconi, e di seguire la YouTuber League su Instagram, YouTuber League, e basta, sono finiti i social. Quindi torniamo a noi. Allora, mettiamo le cose in chiaro. In questo video, visto che sono un grande paraculo, non ho voluto mettere i gol in classifica. Li ho messi semplicemente in ordine cronologico. Dalla prima partita di questa stagione, ovvero Lazio-Juventus, all'ultima, la finale d'andata, ovvero Juventus-Milan. In totale ho scelto 10 gol, quindi un po' di lavoro ho dovuto farlo, perché di gol belli ce n'erano anche di più e mi scuso con ogni creator che non si vedrà nel video, perché insomma i gol erano veramente parecchi. Però adesso il compito più arduo spetta a voi, perché dopo aver visto i gol, qui sotto nei commenti scrivetemi secondo voi quali sono i 3 gol più belli. Poi su Instagram della YouTuber League andremo a comporre un reel con questi 3 gol che verranno scelti da voi, e lì sceglieremo il gol più bello della fase d'andata della YouTuber League. Bando alle ciance, mettetevi comodi. Mazza, quanto tempo è? Bando alle ciance anni 70 si diceva, eh? Vabbè, insomma, partiamo. Angolo Juve, primo palo Campolunghi, si gira. No. Io non posso neanche esultare per un gol così, perché non è vero, non può averlo fatto anche in questo modo. Sono 6, fai quello che vuoi, fai quello che vuoi. 7-2. Parte Samuel! Si sblocca la partita con il primo gol in questa YouTuber League di Oh Samuel! Il Milan riparte sempre da lui! Troppo importante per questo Milan. Occhio alla conclusione rimpallata da Berlini. E poi l'uscita di Pechini. Occasione per il Milan. Ora dall'altra parte subito la Roma con Cruz che prova a agganciare Cruz! Sergio Cruz, come se l'ha inventato questo gol, la Roma la ribalta, 2-1, ovviamente con il gol segnato, Sergio Cruz. Fratino, ad alzare verso Gnabry, che bellezza il pallone di Fratino, che bello il colpo di testa di Gnabry, che golazzo dell'Inter. Mi stavo fomentando un pochino, perché quando Fratino fa un calcio in quel modo è sempre interessante, mentre parte opposta c'è Pata che resiste. Doppio dribbling, triplo e poi lo fa così, lo fa così, ne ha saltati 3 e l'ha messa sotto la traversa. Abbiamo un nuovo fuori classe assoluto alla YouTuber League. Fabio Di Mauro, tocco dentro, occhio a Carpani che ha preso il tempo e vuole anche ripartire, riparte Carpani che si è smaterializzato, ancora Carpani che ha preso il fondo, Carpani e poi Philadelphia, Marco Philadelphia porta avanti il Milan, che cosa ha fatto Carpani, che cosa ha fatto Carpani, 1-0 Milan.
quindi Amatosci dalla parte opposta ha messo in movimento proprio dal nostro argentino. Fratino, occhio a che zona tiro, va dentro a cercare Gilbert, si addormenta Nico. Fratino! Fratino! Non esulta, ma fa 3-0, ha spaccato la porta! Andrea Fratino, bentornato! Bloccare e giocare velocemente per Rapolla, che ha un po' di spazio. Rapolla, guarda la porta! Rapolla! Ma che gol ha fatto! Michele Rapolla porta avanti la Roma con un mancino fantastico dalla distanza. Roma 1, Napoli 0. Crispo si accentra, pensa anche al tiro, il posto di lui, Crispo! Crispo! A gelare Roma con un gol spaventoso, tripletta di Simone Crispo, ma dai! Poi rinvia subito perché è rimasto su Pipega. Di testa! Di testa Pipega! Che finale è se non segna Pipega! 3-0 per la Juve, che stratosferica! Tanti gol, diversi tra loro, sicuramente tutti molto belli, e vi ricordo di scrivermi qui sotto nei commenti i vostri 3 gol preferiti, però siate obiettivi, non del vostro influencer preferito. Il gol è importante. E poi noi su Instagram andremo a fare questo reel di cui vi parlavo. In ogni caso il video è finito, appuntamento a Milan-Inter e Juventus-Roma, che saranno le prime 2 partite della fase di ritorno, e poi agli altri video che trovate qui sul mio canale. Un bacione, never give up, e per la fase di ritorno, ve lo ripeto, sono venuto fin qua per vedere Marconi segnare. Ciao!